Salve, bentrovati a tutti ad un nuovo appuntamento. Siamo sul finire degli anni 90 del secolo scorso, inizi anni 2000, e sulla scena internazionale emerge un movimento, il cosiddetto movimento No Global, che si opponeva soprattutto alla globalizzazione economica. L'ideologa, sua volontà oppure per caso, di questo movimento diventa la giornalista canadese Naomi Klein, che proprio nel dicembre 1999 pubblica un libro, No Logo, un libro che ha un grande successo internazionale. Però prima di andare a capire un attimo di cosa tratta questo libro, dobbiamo fare mente locale, contestualizzare che cosa accade alla fine degli anni 90. Accadono due fenomeni fondamentalmente. Il primo è l'avvento su larga scala di internet e il secondo è la globalizzazione economica. Per quanto riguarda internet, è chiaro che guardandolo con gli occhi di oggi può far sorridere, però alla fine degli anni 90 del secolo scorso c'è stato un momento in cui davvero si crede che internet potesse essere un luogo di vera e propria libertà, di vero e proprio pensiero alternativo, cosa che poi è stata smentita dalla storia e oggi ci ritroviamo a dover fare i conti con un internet che è peggio delle più dure e difficili censure. Però all'inizio degli anni, alla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, si pensava che internet potesse essere quel luogo dove tutti potevano liberamente esprimersi. Poi, secondo aspetto da sottolineare è la globalizzazione economica. È chiaro che il processo di globalizzazione non inizia esattamente alla fine degli anni 90, però dalla fine degli anni 90 assistiamo a una vera e propria accelerazione di questo processo, che poi viene analizzato, e qui veniamo al libro, da Naomi Klein. Scrive No Logo per analizzare appunto la brandizzazione dell'economia. Cosa significa? Significa che mentre fino alla metà degli anni 90 le aziende, soprattutto le multinazionali, avevano puntato il loro marketing sul prodotto, cioè puntavano a mettere in luce la bontà del prodotto, l'utilità del prodotto, e questo tipo di marketing era indirizzato soprattutto a quella fascia di persone, i cosiddetti boomers, cioè quelli nati dopo la Seconda Guerra Mondiale fino agli anni 60. Quindi io acquisto un prodotto perché è utile, perché è buono, perché mi viene messo in evidenza l'aspetto peculiare di ciò che io vado ad acquistare. Dalla fine degli anni 90 in poi c'è un cambio paradigmatico dell'economia e del marketing, per cui le multinazionali non puntano più a promuovere le caratteristiche del prodotto, ma quello che vogliono promuovere è uno stile di vita. Il prodotto non è più acquistato per una sua intrinseca utilità o bontà, ma è acquistato perché chi l'acquista, cioè il consumatore, diventi una parte integrante di una nuova comunità, di una nuova tribù, e quel essere parte di una nuova tribù conferisce al cliente, al consumatore, un'autorità, uno status. Ed ecco che quindi le grandi multinazionali iniziano un processo di attenzione maniacale, ossessiva al marketing per promuovere esattamente questo, per promuovere un messaggio che va al di là del semplice prodotto. Questo lo potete, diciamo, vedere empiricamente voi stessi quando, per esempio, assistete alle pubblicità delle bevande, no? La pubblicità della bevanda non mette in evidenza la bontà della bevanda, ma mette in evidenza tutt'altro, il fatto che chi acquista quella bevanda si sente parte di un gruppo e, facendo parte di quel gruppo, assume su se stesso, il consumatore, uno status. Questo può essere traslato ovviamente non solo per le bevande, anche per l'abbigliamento, per le automobili. Cioè non si vende più un prodotto, ma si vende uno stile di vita, si vende un brand. Questo fatto porta con sé anche un'altra caratteristica, che è stata una vera e propria disgrazia per i lavoratori del mondo occidentale, cioè la delocalizzazione delle aziende, soprattutto quelle multinazionali all'inizio.
seguite poi dalle aziende di minore entità. Cosa significa delocalizzazione? Quando le multinazionali decidono di puntare tutto sul marketing vendendo uno stile di vita, come dicevo prima, uno status, parallelamente cominciano a delocalizzare ampie parti delle aziende all'estero, dove? In Asia, in parte anche in Africa e nell'Europa dell'Est. Questo processo, che oggi ha raggiunto praticamente l'apice ed è iniziato verso la fine degli anni 90, cosa ha portato? Ha portato a guadagni stratosferici e a un fenomeno per cui il cervello della multinazionale rimane in loco e parti che erano prima associate allo stesso posto in cui operava l'azienda oggi sono esattamente in altre parti del mondo, dalla produzione in giù. Parlo per esempio anche del servizio clienti, insomma, di tutti quegli aspetti dell'azienda che non necessariamente servono al cervello, vengono mandati, delocalizzati in altre parti del mondo. Voi potete capire con quali conseguenze. Disoccupazione, perdita del lavoro, perdita di possibilità economiche e distruzione del tessuto economico, sociale e politico dei paesi che prima beneficiavano della presenza di queste aziende multinazionali. Questo viene tutto analizzato ovviamente nel libro di Naomi Klein, che in qualche modo anticipa un processo che era già in atto e che si è acuito negli anni a venire, ma questo, oltre a questo, c'è un altro aspetto che forse secondo me è quello più anche interessante del libro ed è un aspetto che io mi sforzo di indirizzare nei miei video molto spesso, e cioè che quando Naomi Klein scrive questo libro, che diventa, come dicevo, un libro di grande successo, a un certo punto gli viene proposto di creare una linea di prodotti col marchio no logo. Ecco, questo lo racconta lei nella prefazione, nell'introduzione alla decima edizione del libro, cioè dopo 10 anni, nel 2009, racconta questo fatto, e cioè che dice: io avrei potuto guadagnare milioni di dollari se avessi posto sotto copyright no logo. E qui vedete la contraddizione, il paradosso dei paradossi, cioè una persona scrive un testo di critica sociale nei confronti della brandizzazione della società, dell'economia, e gli viene proposto di, come dire, creare una linea di brand con quella critica sociale. Quindi, quando io dico che la controcultura diviene cultura di consumo, purtroppo questo è un fatto che accade spessissimo. Tutta la cultura di critica sociale, la cosiddetta controcultura, nel momento in cui si pone contro qualcosa, ma diviene brand essa stessa, cade esattamente in questo meccanismo. Com'è possibile tirarsi fuori da questo? Beh, è possibile soltanto rimanendo coerenti con la propria critica e cercando di evitare il modus operandi della cultura mainstream. Questo purtroppo pochi riescono a farlo per vari motivi, anche perché le sirene del successo, del denaro che la società consumistica esprime, sono difficili da resistere per molti, anche per coloro che si dicono critici acerrimi della società dei consumi. Però sta di fatto, volevo sottolineare esattamente questo, che il no logo che diventa logo, la critica sociale ad un fenomeno che viene risucchiata all'interno della società dei consumi. E quindi si depotenzia e quindi perde il proprio valore. Chiaramente Naomi Klein non ha accettato questo perché sarebbe stato veramente il colmo dei colmi, però ha fatto capire in modo molto chiaro che anche nel caso in cui ci avviamo a criticare un determinato fenomeno sociale, economico e politico, rischiamo in ogni tempo di cadere esattamente in quel meccanismo che noi vorremmo criticare. Lo si può evitare, come dicevo prima, soltanto con un comportamento coerente con le proprie idee e
e cercando modelli alternativi di diffusione e di distribuzione delle proprie idee. Quindi, tornando al discorso generale, c'è questo movimento, questo passaggio epocale dal punto di vista economico, sociale, politico e culturale che tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 porta alla brandizzazione della società. Oggi l'individuo è una specie di cartellone pubblicitario ambulante che porta su di sé i segni, i simboli delle multinazionali e al tempo stesso è parte di una comunità che gli conferisce status. Nel momento in cui c'è un brand sul nostro corpo, sul nostro abbigliamento, su quello che mangiamo e beviamo, siamo investiti di una autorità. Così cambia e è cambiato il mondo della comunicazione e il mondo delle multinazionali che hanno incrementato in maniera esponenziale i loro introiti perché hanno smesso di fatto di vendere solo ed esclusivamente un prodotto e hanno cominciato a vendere uno stile di vita, uno status che ancora oggi ha un grande impatto non solo dal punto di vista economico, perché poi è chiaro che alla fine il consumatore deve acquistare questi prodotti, ma ha un impatto soprattutto mentale, perché come dicevo, questo meccanismo non si limita semplicemente a vendere una merce, ma vuole anche indirizzare il consumatore dal punto di vista ideologico, politico e culturale. Vi ringrazio per l'attenzione, iscrivetevi al canale, alla prossima.